È una giornata storica questa per la Juventus, perché come abbiamo comunicato c'è stato l'aumento, o meglio è stato previsto un aumento di capitale per la Juventus, e ora a parlare direttamente John Elkann. Interviene direttamente John Elkann a parlare della situazione. Andiamo a analizzare oggi qui su FCM News Sport. Vi ricordo come sempre qui sarete sempre aggiornati sulle vicende della vecchia signora in maniera del tutto gratuita, quindi se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Nel giorno di Juve Torino, nel giorno del derby, nel giorno di quella che può essere una rinascita per la Juventus, John Elkann parla di quello che è un evento importante, cioè quello che può dare una svolta, una spinta in più a questa società, a questa squadra, perché la Juventus avrà un aumento di capitale importante. Leggiamo le parole di John Elkann: la stagione 23-24 celebra il legame di 100 anni che la mia famiglia, quella Agnelli, ha con la Juventus, e che la Juventus ha con la mia famiglia, ed è anche un anno zero. Perché un anno zero? Perché è l'anno in cui la Juve riparti su delle basi più reali. Reali. Io mi fermo un attimo per dare un appunto. Più reali. Quindi vuol dire che quello che è successo in passato era un po' meno reale. E allora meno reale che cos'era? Il lavoro di Andrea Agnelli? Io qui fin da subito vi chiedo nei commenti, secondo voi, se questa è una stoccata diretta ad Andrea Agnelli. Perché a me sembra di sì. Perché se parli di anno zero, e quindi lo fai in riferimento a quello che è successo, quindi la Juventus ha eliminato il vecchio gruppo degli Agnelli, o meglio di Andrea Agnelli e compagnia cantante, e riparte con questo nuovo gruppo dicendo che questo ha delle basi più reali, beh, a me sembra una vera e propria stoccata, ma voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti. Andiamo avanti. Il lavoro che è in atto è la solidità che questo aumento di capitale dà, permette alla Juventus di progettare un futuro che è un futuro forte in campo e anche fuori dal campo. E sì, perché a proposito di aumento di capitale, ricordiamo che c'è stata l'annuncio di quello che sarà un aumento di capitale che è stato proposto da 200 milioni di euro, annunciato proprio nella giornata di ieri. Era un aumento di capitale importante, ma ora andiamo avanti con le parole di John Elkann, poi le andiamo a analizzare a poco a poco. Quello che sappiamo è che se uno è forte in campo, lo è anche fuori dal campo. E su questo sono d'accordissimo. Questo aumento di capitale accompagna un piano prospettico, e l'importante è accompagnare la solidità fuori dal campo con la solidità in campo, ha concluso appunto John Elkann in questo incontro e in questa appunto manovra. Questa decisione dei 200 milioni è stata presa dal consiglio di amministrazione e sarà all'approvazione dell'assemblea di azionisti il 23 novembre. Stiamo parlando di una spinta importante. Perché questa spinta? Perché la penalizzazione subita lo scorso anno col meno 10 ha avuto un impatto diretto nelle casse della Juventus di 115 milioni di euro, un impatto negativo, un impatto diretto negativo di 115 milioni di euro, oltre ai 10 milioni di multa previsti dalla UEFA. Ed è per questo che quindi la Juventus ha avuto un calo anche del patrimonio, è sceso di soli 42 milioni. Stiamo parlando quindi di che cosa? Di una situazione abbastanza importante, cioè hai perso tanti giocatori importanti, hai perso la scia di quegli scudetti, hai perso la Champions League, hai perso, forse mi viene da pensare, anche tanti tifosi. Oggi la Juventus è una società che è in difficoltà. Ne ha parlato anche con Maurizio Scanavino, l'amministratore delegato della Juventus. Ha detto: l'aumento di capitale arriva in un momento molto importante, perché la non partecipazione alle coppe poteva mettere in difficoltà la società, che poteva non avere le risorse adeguate per il futuro. In questo modo invece possiamo progettare con serenità e allo stesso tempo con decisione il futuro della Juventus. Quindi di fatto la Juve può vantare, può avere la disponibilità e la volontà e l'azionista di maggioranza di Exor, e quindi che ha un utile di 2,2 miliardi nella semestrale. Di fatto l'obiettivo è quello di coniugare sostenibilità e competitività, come detto appunto da Scanavino, ed è l'obiettivo quindi è dare una spinta iniziale che possa sopperire ai mancati introiti della Champions League, e soprattutto dare ossigeno a una società che non ne aveva più. Perché negli ultimi anni, lo abbiamo detto tante volte,
questa società ha sperperato una valanga di soldi in maniera errata, in maniera sbagliata. Io sono convinto che l'errore sia partito non con l'acquisto di Cristiano Ronaldo, ma sia partito ancora prima, con tante scelte sbagliate, perché io sono dell'idea che Marotta sia il numero uno in Italia in questo momento come direttore sportivo, ma sono altresì convinto che abbia fatto anche lui dei tanti errori che abbiano poi successivamente messo in difficoltà la società Juventus. E mi riferisco a degli acquisti sbagliati, ma quelli li fanno tutti, ma negli ultimi anni tra Bernardeschi e altri giocatori del genere Juventus ne ha fatti di investimenti sbagliati, ma sono stati sbagliati anche tanti rinnovi di contratto. Quegli stessi rinnovi di contratto che ti sei portato per tanti anni avanti. I rinnovi dei vari Khedira, dei Mandzukic, dei Rugani, degli Alessandro, tra dei Cuadrado. Molto spesso questi rinnovi erano legati a delle clausole che oggi la Juventus paga. Perché oggi la Juve paga molti di questi errori. Mi viene in mente gli ultimi due anni. Pensate ai rinnovi di contratto automatici che erano presenti nelle, o meglio, queste clausole dei rinnovi automatici che erano presenti nei contratti di Cuadrado e Alessandro. Cuadrado e Alessandro erano due giocatori molto pagati e quindi di conseguenza una società ti dice: se io ti pago un giocatore 6 milioni e mezzo, tu me lo devi far giocare. Non ha senso che metti in panchina uno da 5 milioni e uno da 6 milioni e mezzo a fronte di un giovane. Questo poi cosa comportava? Che quel giocatore trovava continuità e quindi raggiungeva quel tot di partite necessarie per far scattare il rinnovo automatico. È successo due anni fa con Cuadrado, è successo quest'anno con Alessandro. Questi rinnovi qui sono opera di Marotta, che in passato l'ho fatto con Mandzukic, l'ho fatto con Khedira, giocatori che sembravano ormai alla fine di un percorso con la Juventus. L'ho fatto con De Sciglio, con Rugani. Insomma, quindi gli errori sono cominciati là. Il successore di Marotta, secondo me, è l'uomo che ha creato più danni in generale. Perché io sono convinto che la gestione Paratici sia stata una gestione folle. L'abbiamo detto tante volte, Paratici ha speso tanti soldi in maniera sbagliata. E tra tutti gli errori possibili e immaginabili, io credo che l'ultimo sia stato quello di Cristiano Ronaldo. Che io non riesco a annoverare neanche come un errore. Perché nel calcio moderno una figura come Ronaldo ti serve in campo e fuori. È innegabile. Poi quello che è successo dopo con la pandemia è un qualcosa di imprevedibile. Ma io sono convinto che il problema non era Ronaldo, ma era tutto quello che c'era attorno a Ronaldo. Perché la società Juventus, secondo me, Ronaldo solo poteva permettere senza la pandemia. Con la pandemia e soprattutto con quello che aveva attorno a Juventus. Negli anni ha giocato con Ronaldo, ma anche con tanti giocatori che secondo me erano arrivati a un punto in cui dovevano, cioè Ronaldo doveva essere il giocatore attorno a cui girava la squadra, ma anche con giocatori giusti. Negli anni gli investimenti di Paratici sono stati sbagliatissimi, ha dato ingaggi pesantissimi a gente come Ramsey, a gente come Arthur, a gente come Rabiot, che ci sono voluti 4 anni per vederlo ad alti livelli, a gente come ha pagato gente come Romero e Demiral e poi li ha regalati poco dopo, ha pagato gente come Kulusevski che dopo un anno ha lasciato la Juventus, ha fatto investimenti molto molto sbagliati e in più ci sono state alcune vicende che hanno comportato poi il caso plusvalenze, ma non ci dimentichiamo anche il caso Suarez. Anche quello è stato un caso che ha messo la Juventus in cattiva luce più e più volte. E insomma, tutte queste decisioni, tutti questi errori hanno portato a dei rossi, diciamo, economicamente parlando, disastrosi. Ed è per questo che secondo me la Juventus ora deve ripartire da zero. Ed è per questo, secondo me, affidandosi a Giunto, la scelta alla persona migliore. Da qui in avanti, anche con questi 200 milioni, la Juventus potrà rivedere la luce. Soprattutto in virtù del fatto che ha approfittato di quest'estate per liberarsi di molti ingaggi pesanti. Paredes, Di Maria, Cuadrado, Bonucci, sono tanti casi di giocatori che ora probabilmente ci sarà anche il caso Pogba e quindi anche qui altro risparmio. Ora però è il momento di sostituirli questi giocatori, perché fino ad ora i vari giocatori che abbiamo nominati non sono stati sostituiti, perché Paredes pensavi di avere il sostituto in casa di Rovella e invece hai venduto anche lui, perché Di Maria di fatto non l'hai sostituito perché non è arrivato nessuno, perché in difesa un leader al posto di Bonucci non è arrivato, perché l'alternativa di Cuadrado è Weah, che secondo me non è di quel livello là. Insomma, è una Juventus che si deve rivedere un po' da un punto di vista economico, e queste parole di John Elkann penso che possano dare una spinta in più. Voglio sapere la vostra, questi sono i commenti, di cosa ne pensate di questa vicenda, soprattutto se questo aumento di capitale può essere decisivo per la rinascita della Juventus.